Bene, allora oggi vediamo un argomento nuovo, importante nella programmazione, che motiva, come vedremo, in qualche modo tutto il corso di tecniche di programmazione e poi in particolare l'uso del linguaggio C. L'argomento di oggi sono i puntatori. I puntatori è una nozione che quasi tutti i linguaggi di programmazione di alto livello moderni non mettono a disposizione del programmatore. Non è vero che in Python e in Java, ad esempio, non esistono i puntatori, esistono, ma il programmatore non può accedervi in maniera diretta. Quindi vengono utilizzati dal linguaggio di programmazione, vengono utilizzati dal sistema runtime, ad esempio dall'interprete Python. Ma il programmatore non ha gli strumenti per poter lavorare direttamente sui puntatori. Viceversa, in C abbiamo la possibilità di lavorare più a basso livello rispetto ad altri linguaggi di programmazione. In particolare abbiamo la possibilità di manipolare puntatori, quindi definire variabili di tipo puntatore, assegnare dei valori a queste variabili, fare delle operazioni su queste variabili. Quindi questo è un aspetto appunto che trovate in C e non negli altri linguaggi di programmazione e vedremo che ci servirà molto e lo useremo praticamente in tutto il resto del corso per gestire la memoria a basso livello, come abbiamo detto già nelle prime lezioni. Allora, un puntatore non è nient'altro che un modo per accedere direttamente alla memoria del calcolatore. Questa operazione è possibile solamente se il linguaggio di programmazione mette a disposizione dei costrutti opportuni. E C è il linguaggio che appunto mette a disposizione questi costrutti e questo è il motivo per cui l'abbiamo scelto per questo corso. Allora, abbiamo visto che la memoria del calcolatore può essere organizzata, può essere pensata come un insieme di celle. Ogni cella ha un indirizzo che la contraddistingue e un valore contenuto nella cella. In realtà questa è l'organizzazione virtuale della memoria, perché poi la memoria fisica è organizzata in maniera diversa. In questo corso non ci interessa discutere come la memoria virtuale viene mappata nella memoria fisica, è sufficiente che noi immaginiamo che ogni volta che viene eseguito un processo, un programma, il sistema operativo alloca una zona di memoria virtuale che sarà utilizzata solamente da quel processo. Se nel calcolatore vengono eseguiti diversi processi, diversi programmi, ogni processo ha la sua zona di memoria virtuale distinta dagli altri. Okay? Quindi ogni volta che vedremo una figura sulle slide o alla lavagna dell'esecuzione di un programma, della configurazione di memoria durante l'esecuzione di un programma, noi dobbiamo immaginare che questa è la memoria che il sistema operativo ha allocato a quel programma. In realtà non vedremo in questo corso più programmi in esecuzione, quindi qui vedremo solamente il singolo programma che viene eseguito. Però dobbiamo ricordarci e immaginare che se il nostro sistema operativo, il nostro elaboratore sta eseguendo più programmi, ogni programma avrà la sua zona di memoria virtuale su cui lavorare e ovviamente queste zone non interferiscono tra di loro. Quindi cosa sono i puntatori? I puntatori sono delle modalità per accedere direttamente a questa zona di memoria. Quindi mentre in un programma Python, ad esempio, le variabili sono dei riferimenti a degli oggetti, ma noi non abbiamo la possibilità, ad esempio, di andare a interpretare direttamente il contenuto di questa zona di memoria. In Python non sappiamo in quale cella di memoria viene memorizzato questo oggetto, non sappiamo neanche quanto è grande questa memoria. Non sappiamo se questa memoria è contigua alla memoria di un altro oggetto oppure no. Non abbiamo nessuna possibilità di manipolare queste informazioni. In C la nostra zona di memoria è completamente, tra virgolette, gestibile dal programma.
Quindi in C possiamo decidere in quale zona di memoria fare operazioni, possiamo sapere quanto è grande la memoria che contiene informazioni di una certa variabile, possiamo sapere cosa c'è prima e cosa c'è dopo e così via. Allora, il meccanismo per gestire la memoria in C è quella di utilizzare variabili di tipo puntatore, ovvero delle variabili il cui contenuto è un indirizzo di memoria. Quindi, oltre a tutte le variabili che abbiamo già visto, dei tipi di dato primitivo, interi, reali, caratteri, booleani, eccetera, esistono delle variabili che rappresenteremo sempre con un rettangolino. Queste variabili hanno un nome, la variabile ha un indirizzo di memoria. E queste variabili però sono variabili particolari, sono variabili di tipo puntatore, che vengono indicate in un modo che vediamo più avanti. E cosa contengono qui dentro? Contengono un indirizzo di memoria. Quindi il contenuto di una variabile puntatore è un indirizzo di memoria. Quindi qui ad esempio c'è scritto il numero 1005 o 1005. Volete rappresentare in esadecimali, in decimali, in binario, come volete. E che cos'è questo numero? È l'indirizzo della cella di memoria 1005. Ok? Un'altra variabile puntatore B può avere l'indirizzo 1006. E vuol dire che qui dentro c'è l'indirizzo di memoria 1006. Allora, noi questi numeri li possiamo conoscere, li possiamo elaborare, però a volte non interessa esplicitamente questo numero, ma ci interessa solamente il collegamento, cioè ci interessa sapere che in questa variabile c'è l'indirizzo di memoria di questa cella di memoria. In quest'altra variabile c'è un indirizzo di memoria di un'altra cella di memoria. Quindi utilizzeremo una notazione grafica più semplice in cui all'interno di una variabile puntatore andiamo a mettere una freccia che punta da un'altra parte. Quindi il significato, la semantica di questo disegno è che qui dentro c'è l'indirizzo di memoria di quest'altra cosa qui. Ok? Questo sostanzialmente permette di astrarre rispetto al numero 1005, perché quello che diremo ovviamente vale indipendentemente da qual è il numero preciso contenuto qui dentro. E quindi se noi vogliamo fare riferimento a due variabili puntatore che puntano a due locazioni vicine della memoria, possiamo disegnare questo oggetto qui. Quindi questo vuol dire che A è una variabile puntatore che punta a questa cella di memoria, B è una variabile puntatore che punta a quest'altra cella di memoria. Punta A vuol dire che contiene l'indirizzo di. Ok? A volte, per semplicità, scompatteremo questa zona di memoria, quindi invece di considerare un'unica zona di memoria contigua, consideriamo che tutta la lavagna è la memoria del nostro calcolatore e ogni volta che disegniamo un rettangolo sulla lavagna stiamo disegnando una cella di memoria. Quindi le celle di memoria, invece di rappresentarle sempre con un'unica struttura lineare, le sparpagliamo su tutta la lavagna. Ogni rettangolino ha un indirizzo preciso, però non ci interessa sapere quale. E quindi possiamo rappresentare delle figure di questo tipo. Questa figura vuol dire che stiamo considerando quattro zone di memoria, quattro aree di memoria durante l'esecuzione del programma, che, ripeto, possono essere distribuite in qualunque posto rispetto alla nostra area di memoria. E di queste quattro aree di memoria abbiamo due aree di memoria che contengono delle variabili non puntatore, variabili standard, chiamiamole così normali, e queste due aree di memoria che invece contengono variabili puntatore. Queste variabili puntatore contengono l'indirizzo di quest'altra area di memoria e quest'altra variabile puntatore contiene l'indirizzo di quest'area di memoria. Ok? Quindi questo è il disegno che
utilizzeremo per denotare una rappresentazione grafica del stato della memoria quando viene eseguito un programma. Finora abbiamo visto casi in cui i programmi contenevano variabili e valori numerici all'interno di queste variabili. Quando troviamo una figura con la freccia, vuol dire che queste variabili sono di tipo puntatore. Per lavorare con variabili di tipo puntatore abbiamo bisogno di operatori specifici che fanno le operazioni di verificare qual è l'indirizzo di memoria di una variabile o viceversa qual è il contenuto di un indirizzo di memoria. Quindi esistono degli operatori che si applicano alle variabili puntatore che servono per effettuare il referenziamento o il dereferenziamento tra la variabile puntata e la variabile puntatore. Ad esempio, supponiamo di avere una variabile i di tipo intero che contiene il valore 15, come vediamo nella prima istruzione di questo esempio nella slide. Questa variabile sarà memorizzata all'interno di una cella di memoria con un certo indirizzo. Supponiamo ad esempio l'indirizzo 1005 esadecimale. Se noi vogliamo conoscere l'indirizzo di memoria in cui è memorizzata la variabile, possiamo usare l'operatore indirizzo di, che è un operatore che viene denotato con il simbolo di e commerciale. Quindi se i è una variabile di tipo intero, l'espressione e commerciale di i è un operatore che restituisce l'indirizzo di memoria in cui è memorizzata la variabile i. Quindi questo programmino che vedete nella slide stampa due stringhe, due righe. La prima riga stampa l'indirizzo di memoria in cui è memorizzata la variabile i, nella seconda riga invece stampa il valore di i. Vedete, la seconda riga è un'operazione di stampa classica, abbiamo visto nelle lezioni precedenti. La prima riga stampa l'indirizzo di i. Vedete che l'argomento della printf è e commerciale i, indirizzo di i, e la stringa di formattazione è %p. %p è la stringa di formattazione che serve a stampare indirizzi di memoria. In realtà usa la notazione esadecimale. Quindi vedete che la stampa di questo programma è l'indirizzo di i è 0xbf, eccetera, eccetera, e questo è questo indirizzo qui. Quindi vuol dire che la cella di memoria in cui il compilatore e poi il sistema di esecuzione hanno allocato per la variabile i ha indirizzo esadecimale BFFFF47C. Okay? Quindi quello è l'indirizzo di memoria in cui si trova la variabile i. Mentre il valore di i è 15, in realtà qui c'è un errore nella slide. Ovviamente il valore di i è 15 come inizializzato nella variabile precedente. Ok? Il secondo operatore che interessa per gestire i puntatori è l'operatore asterisco, che è un operatore di indirizzamento indiretto, detto anche operatore contenuto di. Quindi mentre l'operatore indirizzo di, dato a una variabile, restituisce l'indirizzo di memoria di quella variabile, l'operatore asterisco, contenuto di, dato un indirizzo, restituisce il contenuto di memoria della cella che si trova a quell'indirizzo. Se noi consideriamo l'espressione contenuto dell'indirizzo di i, qual è il contenuto dell'indirizzo di i? È ovviamente lo stesso valore contenuto in i. Quindi noi partiamo da i, calcoliamo l'indirizzo di i, che è quindi l'indirizzo di memoria che corrisponde alla variabile i, e poi applichiamo l'operatore contenuto di, che ci restituisce il contenuto dell'indirizzo di memoria della variabile i,
che corrisponde ovviamente ad i. Quindi vedete questa istruzione, int j uguale 1 definisce una variabile intera di tipo j, e memorizza il valore 1. E poi abbiamo l'istruzione i uguale asterisco e commerciale j. Quindi questa è un'istruzione di assegnazione. L'espressione a destra dice di prendere il contenuto dell'indirizzo di memoria in cui è memorizzato j. Allora, indirizzo di j è 0xb7f whatever, il contenuto di questo indirizzo di memoria è il valore contenuto nella cella di memoria con questo indirizzo, quindi è 1. Quindi il risultato di questa espressione sarà 1, il valore 1 viene memorizzato nella variabile i. Ovviamente questa espressione è del tutto equivalente a i uguale j e serve solo per mettere in evidenza appunto che gli operatori indirizzo di e commerciale e contenuto di asterisco sono duali. A questo punto queste informazioni, le informazioni in particolare degli indirizzi di memoria, li possiamo memorizzare all'interno di variabili. Quindi le variabili puntatore sono variabili che permettono la memorizzazione di indirizzi di memoria. Come tutte le variabili in C, devono essere definite prima dell'uso e la definizione di variabili puntatore ha una sintassi specifica, che è la stessa che si usa per la definizione di variabili normali, con l'aggiunta del carattere asterisco davanti al nome della variabile. Quando definiamo una variabile puntatore, dobbiamo definire anche il tipo di informazione contenuto nella memoria puntata. Quindi una variabile puntatore contiene sempre indirizzi, ma contiene indirizzi a locazioni di memoria che a sua volta contengono un tipo. Quando definiamo una variabile puntatore dobbiamo dichiarare anche qual è il tipo del dato contenuto nella variabile puntata. Vedremo dopo che possiamo anche definire dei puntatori generici, però poi l'uso di puntatori generici è limitato. Quindi se noi abbiamo bisogno di una variabile puntatore per puntare a una locazione in cui sono memorizzati interi, definiremo un puntatore ad interi. Quindi la definizione di variabili puntatore avviene specificando un tipo e il carattere asterisco. Quindi ad esempio int asterisco p1 definisce una variabile puntatore ad intero. Quindi a questo punto p1 variabile di tipo puntatore ad intero. Cosa può contenere una variabile puntatore ad intero? Un indirizzo di memoria di una zona che contiene un intero. Ok? Notate che quando dichiariamo la variabile puntatore, viene allocata memoria per la variabile puntatore, ma non viene inizializzata questa memoria. Quindi all'atto della dichiarazione della variabile P1 viene allocata un'area di memoria, però qui dentro per il momento ci sono informazioni indefinite. Esattamente come avviene per la dichiarazione di tutte le altre variabili. Quindi come tutte le altre variabili, la dichiarazione alloca memoria per la variabile, ma non la inizializza. Nel caso delle variabili puntatore, questo vuol dire che non c'è nessun riferimento valido. In realtà, come sappiamo, qui dentro ci sta una sequenza di bit, e quindi vuol dire che quando definiamo una variabile puntatore, questa qui punta sicuramente a una zona di memoria, però è una zona di memoria casuale, una zona di memoria indefinita. Non è nessuna, tipicamente nessuna, delle variabili che stiamo usando. Questo quindi è molto pericoloso, perché se fate delle operazioni, rischiate di fare delle operazioni in zone di memoria non
definite. Ad esempio, se dopo aver solamente dichiarato la variabile P1 di tipo puntatore e andiamo a scrivere l'istruzione asterisco P1 uguale 10, che vuol dire che il contenuto di P1 deve essere uguale 10, questa istruzione va a mettere il valore 10 nella zona di memoria puntata da P1. Questa operazione è valida, è corretta, solamente se la zona di memoria puntata da P1 è stata correttamente inizializzata. In questo caso vedete che P1 è stata definita, la zona di memoria puntata da P1 corrisponde al valore casuale di bit che si trovano in P1 all'atto della dichiarazione. P1 vedete che non è stata inizializzata. Quindi asterisco P1 fa riferimento a una cella di memoria random, una cella di memoria indefinita. L'operazione di scrivere il valore 10 all'interno di una cella di memoria indefinita può comportare diversi problemi, errori a tempo di esecuzione, oppure nessun errore, ma andate a scrivere il valore 10 in una zona di memoria che non era stata pensata per scrivere 10. Piccola parentesi, quando farete questi esercizi sui puntatori farete diversi errori e a volte questi errori non faranno terminare il programma perché andrete a fare diversi casini nella memoria, quindi dovrete premere Ctrl-C o addirittura chiudere la shell su cui fate girare il programma. Nei sistemi operativi moderni, grazie al meccanismo della macchina virtuale, gli errori che fate sui puntatori rimangono confinati nella zona di memoria virtuale associata a questo programma, quindi non potete dar fastidio ad altri programmi. A volte riceverete degli errori segmentation fault, che sono gli errori che vuol dire che il programma tenta di scrivere in zone di memoria non allocate a quel processo. Quindi l'errore segmentation fault vuol dire violazione del segmento di memoria, vuol dire che state tentando di scrivere sulla zona di memoria che non è associata al vostro processo ma a qualche altro processo. Un po' di tempo fa esistevano dei sistemi operativi che non avevano queste caratteristiche, quindi non c'era il meccanismo di memoria virtuale e protezione della memoria, per cui programmi che sbagliavano ad accedere alla memoria andavano a scrivere in memoria di qualche altro processo o addirittura nella memoria del sistema operativo. Quindi questo programma potrebbe scrivere il valore 10 nelle macchine vecchie, con sistemi operativi vecchi, avrebbe potuto scrivere il valore 10 in una locazione di memoria fondamentale per il sistema operativo e questo avrebbe comportato un problema serio a tutta la macchina. E ricordo che quando facevamo esercitazioni in laboratorio con appunto dei sistemi non moderni, era necessario spegnere il computer ogni volta che c'era un errore di questo tipo di programmazione. Voi siete fortunati perché non avrete bisogno di spegnere il computer se fate degli errori, ma dovrete al massimo terminare il programma e riavviarlo. Questi errori quindi sono molto complicati da verificare, perché ripeto, a volte l'errore viene individuato a tempo di esecuzione, a volte non c'è nessun errore ma andate a scrivere 10 da qualche altra parte. Se vi ricordate, l'esempio che vi ho fatto nella prima lezione in cui una funzione C andava a scrivere in memoria di un'altra variabile sfruttava appunto questo meccanismo. Se lo fate in maniera controllata, questo ovviamente ha un effetto positivo, comunque che conoscete. Se voi c'è un errore nel vostro programma in cui un'istruzione di questo genere va a scrivere all'interno di un'altra variabile del programma, ovviamente questo risulta poi molto difficile da individuare e da correggere. Quindi dovete stare attenti che, come tutte le variabili, anche le variabili puntatore devono essere inizializzate prima di essere usate, e l'errore che si commette nel usare una variabile puntatore non inizializzata è molto più grave rispetto a quello che si commette quando questo
errore viene fatto su variabili non puntatore. Okay? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che abbiamo definito una variabile puntatore, prima di utilizzarla, questa deve essere opportunamente inizializzata. E cosa vuol dire inizializzare una variabile puntatore? Vuol dire scrivere all'interno della variabile puntatore un indirizzo di memoria valido. Che cos'è un indirizzo di memoria valido? Un indirizzo di memoria che è stato allocato. Quindi un indirizzo di memoria che corrisponde a una variabile del nostro programma. Okay? Perché se noi andiamo a scrivere qui dentro un indirizzo di memoria che non corrisponde alle variabili del programma, questa operazione poi farà qualche casino. Allora, ad esempio, se noi abbiamo definito la variabile i, la memoria del programma della variabile i è stata allocata dal compilatore, e quindi quando il programma è in esecuzione, questa zona di memoria è usata dalla variabile i e sarà usata solamente dalla variabile i, allora possiamo mettere qui dentro il puntatore alla variabile i. Questo è un esempio corretto di inizializzazione di una variabile puntatore ad una zona di memoria che è stata allocata per il nostro programma. Okay? Quindi se fate questa operazione, ovviamente l'operazione è corretta e le operazioni successive saranno corrette. Come si fa questa operazione? Semplicemente dobbiamo mettere dentro P l'indirizzo di I. Ok? P uguale indirizzo di I. Ovviamente dopo aver dichiarato I, I ha un indirizzo di memoria, che è quello che gli è stato dato dal compilatore e dal sistema operativo quando il programma è in esecuzione. A questo punto l'indirizzo di I, cioè 0xFF7B, qualsiasi numero immaginate, viene memorizzato dentro la variabile puntatore P1. I tipi sono compatibili perché I di tipo intero, P è di tipo puntatore ad intero, e quindi qui dentro mettiamo l'indirizzo di memoria di una variabile di tipo intero. Ok? A questo punto l'istruzione contenuto di P uguale 10 è corretta, perché P fa riferimento a una locazione di memoria valida nel nostro programma. E cosa fa questa istruzione? Contenuto di P uguale 10 mette nella variabile puntata da P il valore 10. Quindi attenzione che P uguale qualcosa agisce qui dentro, dentro la variabile P, mentre asterisco P uguale qualcosa agisce nella zona di memoria puntata da P. È chiaro? Quindi vedete la differenza? P uguale ha cambiato il contenuto di questa zona di memoria, asterisco P uguale cambia il contenuto della zona di memoria puntata da P. Quindi questo programma inizializza correttamente la variabile puntatore P a puntare ad I, e poi utilizza l'istruzione asterisco P uguale 10 per modificare il valore della variabile puntata da P. Ovviamente vedete che in memoria la variabile I e la variabile puntata da P corrispondono alla stessa zona di memoria. Quindi quando andate a modificare questa zona di memoria tramite asterisco P, in realtà avete modificato la stessa zona di memoria che è riferita anche da I. Quindi vedete che poi il programma, quando gli dite al programma di stampare I, stamperà 10. Anche se I non è stato direttamente modificato, perché non c'è nessuna istruzione che modifica I esplicitamente, però avete modificato la zona di memoria a cui fa riferimento I tramite asterisco P. E ovviamente questo ha un effetto anche su I. Quindi vedete che questo programma modifica il contenuto della memoria a cui è associata I senza usare I, ma usando un altro meccanismo che è quello del puntatore. Questa cosa qui in Python non la potete fare. In Python non potete modificare il contenuto della variabile A senza usare A. Ok? Avete domande? Qualche domanda?
Allora, dovete fare attenzione alle dichiarazioni multiple nel caso in cui ci siano puntatori, perché il simbolo asterisco, che indica quindi che la variabile che state definendo è di tipo puntatore, si applica alla singola variabile. E quindi se avete delle dichiarazioni multiple, quindi più variabili dichiarate all'interno della stessa dichiarazione di variabili, se volete dichiarare diverse variabili di tipo puntatore, dovete ripetere il carattere asterisco. In questo caso, in cui abbiamo dichiarato int asterisco P1, virgola P2, P1 sarà dichiarata come puntatore, perché c'ha l'asterisco davanti, mentre P2 sarà dichiarata di tipo intero. Se volete dichiarare più variabili puntatore, dovete ripetere il carattere asterisco, quindi int asterisco P1, virgola asterisco P2, eccetera, eccetera. Quindi l'asterisco è associato al nome della variabile. Bene, adesso vediamo questo programma un pochino più complesso. E la cosa importante di tutti questi programmi è di scrivere il disegnino dell'evoluzione della memoria. Okay, quindi quando state a casa e esercitazione, portatevi sempre un bel foglio di carta con una penna o una matita e soprattutto quando fate i primi esercizi sui puntatori, dovete sempre fare il disegnino della memoria, dell'evoluzione della memoria durante l'esecuzione di questo programma. Come si fanno questi disegnini? Dobbiamo prima simulare il comportamento del compilatore e poi il comportamento dell'esecutore. Sappiamo che il compilatore compilerà questo programma, ovviamente dopo aver verificato la correttezza sintattica, andrà ad allocare memoria per tutte le variabili. Quindi la prima cosa da fare è capire quali sono le variabili di questo programma e come allocare la memoria. Qui le variabili le vediamo chiaramente, sono tre variabili di tipo intero e tre variabili di tipo puntatore ad intero. E quindi il compilatore effettuerà questa operazione di allocare memoria per i, j e k di tipo intero e per pti, ptj e ptk. Ok? Questo è quello che fa il compilatore, che poi in realtà il sistema operativo al momento dell'invocazione di questo programma associerà delle zone di memoria adeguate a comprendere questi variabili. Sì. Scrivo sotto. Ok? Tre variabili di tipo intero, i, j, k, tre variabili di tipo puntatore ad intero. Ometto il tipo, perché è chiaro, però ovviamente il tipo c'è. Ometto anche la dimensione, sappiamo gli interi sono a 32 bit, i puntatori di solito sono a 64 bit, nei sistemi operativi a 64 bit. Bene, adesso quando viene eseguito il programma, questa è la situazione della memoria. La memoria viene allocata staticamente dal compilatore. Quando il programma viene eseguito, alcune celle della memoria virtuale saranno associate alle variabili. Ora vediamo, tutte queste variabili saranno non inizializzate. Ok? Ora vediamo cosa fa il programma. La prima istruzione è pt uguale indirizzo di i. Cosa fa? Scrive qui dentro un valore, pt uguale vuol dire che modifica questa allocazione di memoria. Cosa ci mette qui dentro? L'indirizzo di i, e questo lo rappresentiamo, abbiamo detto, con una freccia. Ok? In realtà qui dentro c'è un numero che corrisponde all'indirizzo di memoria di questa cella. Possiamo astrarre rispetto a questi numeri con una freccia. Analogamente ptj uguale indirizzo di j mette all'interno della variabile puntatore ptj l'indirizzo di j che viene rappresentato con la freccia, ptk uguale indirizzo di k analogamente.
cosa abbiamo fatto? Abbiamo ora inizializzato le variabili puntatore. Adesso le variabili puntatore sono inizializzate. Sono inizializzate correttamente perché puntano a delle aree di memoria allocate. Queste sono allocate esternamente dal compilatore. Però non abbiamo ancora inizializzato le variabili ij e k. Quindi quelle contengono ancora dei valori indefiniti. Vediamo le istruzioni successive. Asterisco pti uguale 1. Allora, asterisco pti farà una modifica sulla zona di memoria puntata da pti, che sarebbe questa zona di memoria qui. Uguale 1 vuol dire che assegna in quella zona di memoria il risultato dell'espressione. Ok? Notate che se avessimo eseguito l'istruzione pt uguale 1 prima dell'istruzione pt uguale indirizzo di i, allora il risultato sarebbe stato errato, perché prima di aver fatto l'associazione tra il puntatore e la variabile, qui ci sarebbe stata il riferimento a una zona di memoria casuale e saremmo andati a scrivere 1 chissà dove. Ok, quindi vedete in questo caso abbiamo utilizzato la variabile puntatore dopo averla inizializzata. Vedete anche che abbiamo indirettamente inizializzato la variabile i. Quindi la variabile i adesso risulta inizializzata, anche se non abbiamo scritto un'istruzione in cui compare i esplicitamente. Seconda istruzione, asterisco ptj uguale 2, fa la stessa cosa, quindi nella zona di memoria puntata da ptj ci mette il valore dell'espressione 2. E poi vedete la terza istruzione cosa fa? Asterisco ptk uguale asterisco pt più asterisco ptj. Cosa fa? Allora valuta l'espressione a destra dell'uguale. L'espressione a destra dell'uguale dice contenuto di pt. Quant'è il contenuto di pt? 1. Contenuto di pt è il valore memorizzato qui dentro. Poi il contenuto di ptj? 2. La somma tra 1 e 2 è 3. Il risultato dell'espressione a destra dell'uguale è 3. Questo risultato viene messo in asterisco ptz, ovvero qui dentro. Ok? Ora facciamo un'altra operazione. Asterisco pti uguale 10. E adesso stampiamo i, j, k e di nuovo i, j, k, però una volta tramite puntatore e una volta tramite il contenuto delle variabili. Allora, la prima istruzione stampa il contenuto di pt, che è 10. La seconda istruzione stampa il contenuto di ptj, che è 2. La terza istruzione stampa il contenuto di ptk, che è 3. La quarta istruzione stampa il valore di i, che è 10. Valore di j 2, valore di k 3. Ok? Quindi questo programma lo capite bene solamente se fate questo disegnino. E tutti i programmi che farete, che saranno sempre più complessi, tipicamente senza disegnino è veramente complicato capire cosa sta facendo questo programma. Ok? Quindi abituatevi sia nei primi esercizi, ma anche successivamente, a fare sempre il disegnino corrispondente alla evoluzione della memoria durante l'esecuzione di un programma. Domande? Questo ovviamente è il risultato del programma. Allora, abbiamo già visto che quando utilizziamo i puntatori c'è condivisione di memoria tra la variabile puntata e la variabile puntatore. Quindi una volta che abbiamo una situazione di un puntatore che punta a una variabile, possiamo accedere a questa zona di memoria in due modi, sia attraverso la variabile sia attraverso il puntatore. E quindi abbiamo visto che possiamo modificare una zona di memoria associata a una variabile senza usare quella variabile. Vediamo un altro caso, che è quello illustrato in quest'altro programmino. Qui utilizziamo i char anziché gli interi. Ovviamente abbiamo visto
il caso di puntatori ad interi, ma i puntatori si possono definire relativamente a qualsiasi tipo. Quindi qui vediamo un programma che definisce la variabile c di tipo char e poi due variabili, pt1 e pt2, di tipo puntatore a char. Ok? Quindi questa è l'allocazione statica di memoria che fa il compilatore. Al momento dell'esecuzione, queste zone di memoria verranno associate a degli indirizzi di memoria del calcolatore e poi si proseguirà con l'esecuzione del programma. La prima istruzione c uguale a inserisce il carattere a nella variabile c. In realtà sappiamo che qui ci metterà il codice hash di questo carattere, però lo rappresentiamo col simbolo a per semplicità. Poi vedrete la seconda istruzione, pt1 uguale indirizzo di c. Okay, PT1 uguale indirizzo di C, come abbiamo visto nel caso di puntatori interi, non cambia nulla se abbiamo puntatori a carattere. Andiamo a mettere qui dentro l'indirizzo di memoria di questa cella. E quindi prendiamo questo indirizzo, lo mettiamo qui dentro, lo rappresentiamo graficamente con una freccia. Questa è la situazione in memoria dopo PT1 uguale indirizzo di C. Chiaro? Ora vediamo cosa fa invece l'istruzione PT2 uguale PT1. Innanzitutto controlliamo se questa operazione è corretta, se c'è compatibilità di tipo. Sì, perché sia PT1 che PT2 sono di tipo puntatore a carattere. E quindi c'è compatibilità di tipo. Notate che se io scrivessi PT1 uguale C, qui ci sarebbe un errore di compilazione, che il compilatore è in grado di verificare che il tipo PT1, che è un puntatore a carattere, non è compatibile col tipo carattere. Ok? I puntatori possono contenere solamente indirizzi di memoria, quindi dobbiamo utilizzare l'operatore indirizzo di, allora abbiamo un indirizzo di memoria da mettere in PT1. Ma se scriviamo PT1 uguale C, questo viene segnalato come errore di sintassi. In realtà è un errore di semantica statica dal compilatore perché i tipi non sono compatibili. Viceversa, PT1 e PT2 sono compatibili perché sono entrambi puntatori a carattere e quindi l'istruzione PT1 uguale PT2 è corretta. Qual è l'effetto dell'assegnazione tra due puntatori? Beh, semplicemente io vado a leggere il contenuto di questa, della variabile PT1 e lo metto nella variabile PT2. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo 0x1005, che è l'indirizzo di memoria di C, e quando andiamo a copiare questo indirizzo qui dentro, l'effetto è che anche quest'altro puntatore punta alla stessa zona di memoria. Quindi l'assegnazione tra due puntatori fa sì che questi due puntatori puntino alla stessa zona di memoria. La situazione in memoria, quindi dopo le tre istruzioni di assegnazione di questo programma, è la seguente. Abbiamo una zona di memoria per il carattere C, per la variabile C, una zona di memoria per il puntatore PT1 che punta a C, una zona di memoria per PT2 che punta anch'esso a C. Ora vedete che questo è un caso di condivisione di memoria in cui la memoria che viene usata per memorizzare la variabile C, che adesso contiene il carattere A, può essere indirizzata mediante tre modi, o utilizzando direttamente la variabile C, o utilizzando asterisco P1, PT1, oppure asterisco PT2. E ovviamente qualsiasi operazione di modifica che facciamo con uno dei tre modi ha effetto su tutti gli altri, perché stiamo lavorando sulla stessa zona di memoria. Quindi, ad esempio, se scriviamo l'istruzione, come vedete nella slide, asterisco PT2 uguale B, andiamo a mettere B qui dentro e l'effetto di questa istruzione sarà visibile anche accedendo a questa memoria tramite C oppure accedendo a questa memoria tramite asterisco PT1.
Quindi questo si chiama condivisione di memoria, più variabili che fanno riferimento allo stesso, alla stessa zona di memoria, e la modifica di una variabile tramite un'altra variabile si chiama effetto collaterale. Il programma, quindi, torniamo un attimo al programma, prima della istruzione di assegnazione di B abbiamo questa configurazione in memoria, e quindi se viene, quando stampiamo PT1 tramite asterisco PT1 o tramite asterisco PT2 viene stampato sempre A. No, no. Questa cosa qui è un'altra cosa. Te la faccio vedere dopo. Questa è PT2 uguale indirizzo di PT1. Capito? E questo tra l'altro è un char star a questo punto. Questo è un puntatore di puntatore. Quindi questo disegno qui ce l'hai se definisci PT2 come char star e se scrivi PT2 uguale indirizzo di PT1. Mentre PT2 uguale PT1 è uguale a PT2 uguale indirizzo di C. Sono equivalenti. E quindi mostrano questa disegno della memoria. Vedete, è importante capire bene i disegni, perché la situazione che diceva il vostro collega è completamente diversa. In quel caso asterisco PT2 non ti dà A, ma ti darebbe l'indirizzo di memoria di quest'altro. Ok? Altre domande? Ok, quindi questa è la situazione. Quando stampiamo PT1 e PT2 viene stampato sempre A. Successivamente, dopo l'esecuzione dell'istruzione asterisco PT2 uguale B, quindi asterisco PT2 uguale B vuol dire cambia il contenuto della zona di memoria puntata da PT2, ovviamente abbiamo cambiato la memoria anche per asterisco PT1 e per C, perché la memoria è sempre la stessa. E quindi le istruzioni successive di stampa stamperanno entrambe B. Quindi sia se stampiamo quella zona di memoria tramite C oppure tramite asterisco PT1, il risultato è lo stesso e stampiamo B. Quindi attenzione, questo è una cosa molto potente, vedremo che poi realizzare strutture dati con condivisione di memoria permette di realizzare queste cose in maniera molto efficiente, però è anche uno strumento che dovete saper gestire correttamente. Il fatto che una variabile può essere modificata tramite un'altra variabile è qualcosa di molto potente, che però se lo gestite male ovviamente può portare a degli errori poi difficili da individuare e da correggere. Ok. Cosa succede quando facciamo degli errori di incompatibilità di tipo? Allora, guardiamo questo esempio. Facciamo il solito disegnino. Allocazione statica di una variabile P, e qui scriviamo anche i tipi perché in questo esempio sono rilevanti, quindi P di tipo int star, quindi puntatore di intero. Poi abbiamo Q di tipo intero e poi abbiamo C di tipo carattere. Ok, questa è la situazione che il compilatore compila. Al momento dell'esecuzione vengono fatte le operazioni. Q uguale 10, e questa va bene, 10 è un valore intero, Q è una variabile di tipo intero, quindi l'assegnazione è corretta. C uguale X, ok, C è di tipo carattere, X è un carattere, quindi l'assegnazione è corretta. E poi abbiamo però l'istruzione P uguale indirizzo di Q, e questa è corretta perché Q è una variabile di tipo intero, P è una variabile di tipo puntatore ad intero, quindi P uguale indirizzo di Q è corretto, mettiamo qui dentro l'indirizzo di una variabile di tipo intero, mentre P uguale indirizzo di C
Allora, P uguale indirizzo di C. Dal punto di vista dell'assegnazione, e quindi mettere qui dentro un indirizzo di memoria, non ci sono problemi, ok? Perché l'indirizzo di memoria di C è comunque un indirizzo di memoria, è un valore a 64 bit, quindi lo possiamo mettere qui dentro. Però il problema è che il tipo del puntatore che abbiamo dichiarato, puntatore intero, non corrisponde al tipo della variabile memorizzata. Quindi questa zona di memoria ha un indirizzo di memoria che può essere contenuto qui dentro. Quindi non c'è nessun problema a mettere questo numero qui dentro. Okay? Però dal punto di vista concettuale, come potete vedere, abbiamo una situazione in cui una variabile che è dichiarata di tipo puntatore ad intero punta in realtà a una zona di memoria che contiene un carattere. Allora, questo provoca un warning durante la compilazione, non un errore. Questo vuol dire che il compilatore vi avvisa che questa istruzione è potenzialmente errata, però compila comunque il programma, voi il programma lo potete comunque eseguire. Ovviamente, diciamo, se il programma poi va a buon fine o no, dipende dal fatto che questa cosa la volete fare veramente oppure no. Quindi il warning in questo caso è molto importante, vi dice attenzione che tu stai mettendo in un puntatore ad intero il riferimento di un carattere. E quindi poi dovete prestare attenzione se questa cosa la volete fare veramente oppure se era un errore che volete correggere. Quindi nell'assegnazione di puntatori il compilatore controlla i tipi. Se il tipo è compatibile, allora il programma viene compilato senza nessun messaggio. Se il tipo non è compatibile, viene compilato con un messaggio di warning. Un altro aspetto importante è capire a cosa si applica l'operatore uguale uguale, l'operatore di confronto dell'uguaglianza nel caso dei puntatori. E vediamo questo esempio che lo spiega bene. Allora, definiamo, vedete qui sono definite tre variabili intere e quattro variabili puntatore, quindi facciamo il solito disegnino. Sono tutti interi o puntatori ad interi, quindi ometto il tipo perché sono tutte, non ci sono problemi di compatibilità, quindi abbiamo P, Q ed R che sono di tipo intero e poi abbiamo P1, P2, P3 e P4 di tipo puntatore. Ok? Quindi prima dell'esecuzione del programma viene allocata memoria per queste sette variabili. Ora vediamo l'esecuzione del programma. P uguale 1, Q uguale 1, R uguale 3. Assegnazione di valori interi a variabili intere. Ok? Nessun problema. Poi abbiamo... notate la notazione int asterisco P1 uguale. Non è asterisco P1 uguale, quindi non è l'assegnazione asterisco P1, ma è la dichiarazione, la definizione della variabile puntatore inizializzata. Quindi mentre quando scriviamo un'istruzione asterisco P1 uguale 10, stiamo indicando il contenuto di P1, ma se questa scritta sta nella dichiarazione della variabile, allora la semantica è la seguente. Stiamo definendo una variabile P1 di tipo puntatore ad intero inizializzata con un valore che è un indirizzo di memoria. Quindi questo asterisco P1 qui non lo dovete vedere come l'operatore contenuto di, ma come l'operatore che serve a dichiarare la variabile di tipo puntatore ad intero. Okay? Quindi state attenti, purtroppo C sovraccarica molto gli operatori, tra l'altro l'asterisco viene utilizzato anche per la moltiplicazione, però in quel caso viene utilizzato come operatore binario, okay? Mentre qui l'asterisco è utilizzato come operatore unario.
E poi in più l'asterisco viene utilizzato come operatore contenuto di quando si trova in espressioni, ma quando si trova nella dichiarazione della variabile, questo asterisco ha il significato di definire la variabile di tipo puntatore. Quindi int asterisco più 1 uguale qualcosa, si aspetta che questo qualcosa sia un indirizzo che viene usato per inizializzare più 1 e non un valore che viene usato per, da mettere dentro asterisco più 1. È chiaro questa cosa? Quindi vedete che qui l'istruzione int asterisco p1 uguale indirizzo di p definisce la variabile p1 di tipo puntatore ad intero e la inizializza con l'indirizzo di p. Ok? Se scrivessimo asterisco p1 uguale indirizzo di p in un'istruzione senza l'int davanti, cosa succederebbe in questo caso? Se scriviamo così, errore di compilazione, perché asterisco P1 si aspetta un intero, mentre indirizzo di P è un puntatore, i due tipi non sono compatibili, quindi se scriviamo questa istruzione il compilatore ci dice no, non puoi mettere dentro una variabile di tipo intero, perché asterisco P1 è di tipo intero, un puntatore. Ok, quindi in questo caso ci sarebbe un errore di compilazione. Quindi P1 uguale indirizzo di P, P2 uguale indirizzo di P, ok? P3 uguale indirizzo di Q e P4 uguale indirizzo di R. Ok, quindi questa è la situazione in memoria dopo l'esecuzione delle istruzioni di assegnazione e inizializzazione delle variabili. Ora vediamo come vengono interpretate le istruzioni di uguaglianza, quindi le espressioni di uguaglianza che vedete nella slide. Allora, la cosa è molto semplice, l'uguaglianza viene interpretata con il contenuto di quello che c'è scritto nelle negli operandi a sinistra e a destra dell'uguale. E il contenuto ovviamente lo dobbiamo capire, quindi la semantica dobbiamo capire in funzione del disegnino della memoria. Quindi P1 uguale quale P2, cosa vuol dire? Vedere se il contenuto di questa zona di memoria è uguale al contenuto di quest'altra zona di memoria. È vero o falso che P1 è uguale a P2? Cioè che questa il contenuto di questa zona di memoria è uguale a quest'altra zona di memoria? È vero o falso? È vero, perché qui c'è l'indirizzo di questa zona di memoria che è la stessa che sta qui. Ok? Quindi P1 uguale P2 è vero e vuol dire che P1 e P2 puntano alla stessa zona di memoria. Sì. Nel caso P non avesse avuto un valore noto? Sarebbe stato probabilmente falso, perché qui c'era un qualsiasi cosa probabilmente diverso, però poteva essere anche vero. Se voi non inizializzate una variabile ci può essere qualsiasi cosa. No, nel senso int sì, però non gli diamo un valore noto. Ah, qui dentro? Sì. No, allora P1 uguale P2 è sempre vero. Quindi se voi non inizializzavate P, supponete che stavate in questa situazione, senza l'istruzione P uguale 1, allora questo valore è indeterminato, ma questi valori sono stati assegnati. Quindi P1 uguale P2 avrebbe dato vero. Asterisco P1 uguale asterisco P2. Quindi vuol dire il contenuto di P1 uguale al contenuto di P2. Anche in questo caso il risultato è sempre vero, anche se non fosse inizializzato, ok? Perché qualcosa è sempre uguale a se stessa. In particolare qui abbiamo che questa era stata inizializzata a 1, quindi il contenuto di P1, che sarebbe il valore 1, uguale contenuto di P2, che è sempre il valore 1, risultato true. Poi P2 uguale P3. Falso, perché puntano a zone di memoria diversa. Questa sarà 0x1004. Che è quindi diverso da questo. Quindi P2 uguale P3 è falso.
Invece asterisco P2 uguale asterisco P3, quindi contenuto di P2, cioè 1, uguale uguale al contenuto di P3 che è 1, vero? Se non erano node sarebbe stato indeterminato. Però in questo caso qui ci abbiamo messo 1, qui ci abbiamo messo 1, asterisco P2 contiene 1, asterisco P3 contiene 1, il risultato dell'operatore di confronto è vero. P3 uguale uguale P4 falso, perché spuntano due zone di memoria diverse, asterisco P3 uguale uguale asterisco P4, in questo caso falso perché i valori sono diversi. Ok? Quindi l'operatore di uguaglianza verifica se gli operandi a destra e a sinistra contengono lo stesso valore. Se gli operandi sono di tipo puntatore, l'uguaglianza tra due puntatori vuol dire che puntano alla stessa zona di memoria. Se invece gli operandi sono di tipo contenuto D, allora si va a vedere l'effettivo contenuto. Quindi vedete che se avete situazioni in cui due puntatori puntano alla stessa zona di memoria, ovviamente avete l'uguaglianza sia sui puntatori che sul contenuto. Potete avere situazioni in cui due puntatori sono diversi, quindi puntano a zone di memoria diversa, ma il contenuto è uguale. E ovviamente situazioni in cui i puntatori sono diversi e anche il contenuto è diverso. Dovete stare attenti, quindi, quando valutate le espressioni di questo tipo, dovete capire se state chiedendo l'uguaglianza tra i puntatori, quindi gli indirizzi di memoria, oppure l'uguaglianza tra i contenuti della memoria, a seconda se usate o meno l'operatore asterisco. Bene. Un altro aspetto importante dell'uso dei puntatori è la possibilità di fare dei calcoli su questi puntatori. Quindi non solamente verificare qual è l'indirizzo di memoria in cui è contenuta la variabile, ma anche spostarsi rispetto a questo indirizzo. Quindi possiamo chiedere: ma cosa c'è prima o dopo dell'indirizzo di memoria di questa variabile? E questo è il modo con cui potete gestire la memoria a più basso livello, ovviamente anche il modo con cui potete fare diversi tipi di errore. Allora, l'aritmetica dei puntatori consente di scrivere delle espressioni il cui risultato e il cui tipo è un indirizzo di memoria. Quindi se abbiamo l'esempio che vedete, quindi int i, int star p e int star q, cosa abbiamo? Abbiamo una variabile di tipo intera e due variabili di tipo puntatore intero. I uguale 10 inizializza i con 10, p uguale indirizzo i inizializza p a puntare a d. Ora, quello che possiamo fare in Q è utilizzare un'espressione che contiene puntatori. Ad esempio, l'istruzione Q uguale P più 2, cosa fa? Non fa nient'altro che prendere questo valore qui, supponiamo ad esempio 0x1008, e a questo valore numerico qui gli somma una quantità. E quindi qui dentro poi avremo 0x10 qualcosa, che è la somma tra questo indirizzo e quello che gli passiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa, qui avremo un indirizzo di memoria che è una zona di memoria contigua rispetto a quella su cui abbiamo fatto la somma, un po' più avanti. Ok? Più precisamente, l'aritmetica dei puntatori ha questa semantica: a seconda del tipo di puntatore, ad esempio in questo caso abbiamo puntatori ad interi, vengono sommati tanti byte quanti sono il numero specificato, quindi in questo caso più 2, per la dimensione del tipo della variabile, quindi per size of int. Quindi più precisamente
quando abbiamo P uguale, scusate, Q uguale più P più 2, la semantica è la seguente: Q conterrà l'indirizzo di P, più 2 per size of int. Perché stiamo lavorando su puntatori ad interi. Se fossero puntatori a double sarebbe n per size of double. Okay? Quindi quando diciamo più 2 non sono più 2 byte, ma sono più 2 slot che contengono interi. Quindi vuol dire non il prossimo intero, ma il prossimo ancora. Altrimenti se facessimo più 2 byte rimarremmo dentro lo stesso intero. Okay, perché un intero occupa tipicamente 4 byte, quindi quello più 2 non andrebbe più avanti, ma andrebbe al terzo byte di quell'intero. Quindi quello che succede è che se noi abbiamo, ad esempio, una notazione decimale in cui, scriviamolo meglio questo, qui abbiamo 0x100, mettiamo 0 per più semplicità, il prossimo è 0x104, quello dopo 0x108, quello dopo ancora 0x10c e poi 0x1010 in esadecimale. Supponiamo che questa è la nostra zona di memoria. Se noi abbiamo che P punta a 0x1000, Q uguale P più 2 punterà a 10.008, cioè alla seconda zona di memoria che può contenere un byte e un intero dopo questa. Oh, attenzione, questa zona di memoria, per esempio in questo programma, non è allocata e quindi poi l'uso di Q, se noi andiamo a scrivere asterisco Q uguale 10, andiamo a scrivere 10 in una zona di memoria che in questo momento non è stata allocata al nostro programma. Quindi l'aritmetica dei puntatori ci permette di muoverci nella zona di memoria, ma vedremo che questo lo dovremmo fare in maniera opportuna dopo aver allocato correttamente la memoria. Quindi in questo esempio si può fare, però può portare ad errori di esecuzione perché la zona di memoria P più 2 non è stata inizializzata. E ovviamente vale anche la sottrazione, quindi potete scrivere Q uguale P meno 2 meno 4 eccetera con la semantica che è l'indirizzo di P meno n volte per la dimensione del tipo. Quindi in quest'altro esempio abbiamo dei tipi puntatori a carattere, il carattere è rappresentato da un byte, e quando scriviamo Q uguale P meno 4, stiamo andando indietro di 4 byte rispetto all'indirizzo di memoria che contiene C. Ok? No, per il diviso non sono... Quindi l'aritmetica dei puntatori accetta solamente somma e sottrazione. Quindi l'operatore per e diviso non sono definiti e quindi vi darà errore il compilatore. Se tentate di dividere un puntatore per un intero, vi dice che l'operazione non è consentita. Ok. Vedremo che, soprattutto nel passaggio dei parametri, l'uso dei puntatori sarà importante, però a volte sarà anche importante fare in modo che la zona di memoria passata non possa essere modificata. Come potete immaginare, questo meccanismo di puntatori è molto potente, ma anche molto pericoloso. Una volta che io do la possibilità a una parte di programma di accedere a questa zona di memoria, poi potrei perdere il controllo. Allora, un meccanismo molto utile, molto importante, è quello di dichiarare una zona di memoria, quindi può essere acceduta, ma dichiararla di tipo costante.
quindi può essere acceduta ma non può essere modificata. Quindi questo permette a delle unità di programma, per esempio al programma principale, di passare una zona di memoria a un altro programma, a un'altra unità di programma, ad esempio a una funzione, ma di dirgli: guarda, questa zona di memoria tu la puoi leggere ma non ci puoi scrivere. Okay? Questo si fa dichiarando al momento della dichiarazione della variabile o del parametro, quando vedremo nella prossima lezione il passaggio dei parametri alle funzioni, il tipo puntatore di tipo const. Quindi se aggiungiamo la parola chiave const nella definizione del puntatore, stiamo ad indicare che quel puntatore non potrà essere modificato, in particolare che la variabile puntata dal puntatore non potrà essere modificata. Quindi vedete, qui dichiariamo una variabile p di tipo double, facciamo sempre il solito disegnino, pi variabile di tipo double, e poi una variabile puntatore, pt di tipo puntatore a double, ma dichiarata const. Quando dichiariamo la variabile const double asterisco pt, vuol dire che la variabile puntata, quindi in questo caso il contenuto della variabile double puntata dalla variabile puntatore pt, non può essere modificato. Quindi questo permette, ad esempio, di assegnare un valore a questa variabile tramite pi, quindi tramite la variabile pi noi possiamo modificarlo, ma avendo definito star pt come const double, un'istruzione eventuale asterisco pt uguale 4 non potrà essere eseguita. In realtà qui il compilatore non ci dà un errore di compilazione, okay? Quindi non permette al programma di essere generato, perché star pt è definita come costante e quindi non può essere usata nella parte destra di un'istruzione di assegnazione. Quindi vedete, in questo modo io posso, vedremo poi, questo sarà utile nel passaggio di parametri delle funzioni, posso dare l'indirizzo di memoria di questa zona di memoria della mia variabile ad un altro programma, ad un altro pezzo di programma, ad un'altra funzione, ma posso vincolare al fatto che questa zona di memoria possa essere solamente letta ma non scritta. Okay? Quindi l'operatore const serve a dichiarare che la zona di memoria puntata da una variabile sia utilizzata in sola lettura. L'altro aspetto, quello che accennava prima il vostro collega, è la possibilità di definire puntatori di puntatori. Okay? Quindi è possibile definire un puntatore ad intero, quindi una variabile di tipo int, che contiene ad esempio il valore 4, la variabile pt di tipo puntatore ad intero, che contiene l'indirizzo di x, e la variabile ptpt di tipo puntatore a puntatore di intero, quindi int star star, puntatore di intero, che contiene l'indirizzo di un puntatore ad intero. Ok? Quindi vedete, qui abbiamo definito x di tipo intero, pt di tipo puntatore intero, ptpt di tipo puntatore ad intero, pt contiene l'indirizzo di un intero, ptpt contiene l'indirizzo di un intero, che è diverso ovviamente dal caso in cui abbiamo due puntatori di tipo puntatore intero che puntano entrambi ad interi. Quindi ovviamente, se vogliamo accedere a questo valore da pt, scriviamo asterisco pt; se vogliamo accedere a questo valore da ptpt, dobbiamo scrivere asterisco asterisco ptpt, che dobbiamo fare due salti. Primo salto, il primo asterisco punta qui, il secondo asterisco punterà al valore intero. Quindi l'istruzione di print che vedete in questo scorcio di programma stamperà 4,
perché contenuto di contenuto di PTPT è 4. Se scrivi asterisco di PTPT hai questo indirizzo di memoria, quindi con %D ti darebbe warning, se lo stampi con %P ti stamperebbe questo indirizzo di memoria qua, che in pratica stampa l'indirizzo di memoria dell'intero. Ok? Sì. Allora, i due asterischi vuol dire che un puntatore è di puntatore. Sì. Quindi ovviamente se tu c'hai un altro livello di puntatore ci avrai int con 3 asterischi, pt3. E allora questo qui lo accedi asterisco, asterisco, asterisco di ptpt. Ci arriviamo. Bene, allora velocemente concludo, ascoltate altri 5 minuti, il valore null è un valore, per piacere, il valore null è un valore che viene utilizzato per inizializzare variabili puntatore. Allora a volte non sappiamo come inizializzare una variabile, però le variabili vanno sempre inizializzate, e magari vogliamo assegnare il valore a una variabile puntatore successivamente. Allora, per non lasciare la variabile non inizializzata, possiamo utilizzare il valore null. Quindi, quando definiamo una variabile puntatore, int asterisco pt, gli assegniamo il valore null. Null vuol dire nessuna locazione di memoria valida. Ovviamente questo serve per controllare poi se il puntatore è stato assegnato o no. Quindi immaginate voi dichiarate una variabile puntatore, la inizializzate a null, prima di usarla, questa variabile, potete utilizzare tramite un'istruzione condizionale if un confronto per verificare se questa variabile è stata inizializzata oppure no. In questo caso scrivete if pt diverso da null. Quindi diverso da null vuol dire che avete fatto qualcosa per inizializzarla lì al posto dei puntini puntini. Se invece pt è uguale null, allora non la potete usare. Quindi questo programma permette di verificare che asterisco pt uguale 10 venga eseguito solamente se pt è stata inizializzata. Okay? Quindi il valore null viene utilizzato per inizializzare una variabile puntatore quando ancora non avete deciso qual è il valore giusto di indirizzo di memoria che volete associare. E sì, concludiamo con il tipo white star. È possibile utilizzare il tipo void star per definire una variabile puntatore di tipo generico, quindi una variabile puntatore a cui non abbiamo associato un tipo particolare. Questo vedremo che può essere utile quando noi dobbiamo allocare memoria, ma non sappiamo ancora questa memoria che tipo di informazioni dovrà contenere. Allora, void star è un tipo che è compatibile con tutti gli altri tipi. Quindi se voi avete definito una variabile di tipo void star, quello è un puntatore generico e quindi in quella variabile ci potete mettere qualsiasi puntatore a qualsiasi altro tipo. Però vedremo che non è vero il viceversa. Quindi se noi definiamo, come in questo caso, una variabile i di tipo intero e una variabile void star di tipo puntatore, e pt, allora l'istruzione pt uguale indirizzo di i è corretta. Quindi la variabile puntatore void star è compatibile con tutto. Ok? Quindi se noi non sappiamo a priori che tipo di puntatore vogliamo usare, possiamo definire la variabile di tipo void star e a quel punto lì dentro ci possiamo mettere l'indirizzo di qualsiasi altra cosa. Questo non c'è problema, gli indirizzi sono tutti a 64 bit, indipendentemente se stiamo memorizzando una variabile intera a 32 bit, un double a 64, un long double a 128,
Alla fine, indipendentemente dalla dimensione della memoria, qui noi dobbiamo memorizzare solamente l'indirizzo della prima cella, che è sempre un indirizzo, per esempio, a 64 bit. Per cui non c'è nessun problema ad avere voidstar come tipo per memorizzare puntatori a varie altre cose. Il problema è che però poi con voidstar non possiamo, per esempio, fare l'aritmetica dei puntatori e non possiamo fare l'operazione di assegnazione inversa. Quindi una volta che questo puntatore è di tipo voidstar, allora l'espressione asterisco pt è un'espressione di tipo void, che non può essere usata all'interno di espressioni, ad esempio, di tipo intero, eccetera. Quindi se, anche se pt punta ad un intero, poiché è stata dichiarata void star, se scrivete i uguale asterisco di pt, questo vi dà errore di compilazione, perché i è di tipo intero, asterisco pt è tipo void, e il tipo void e il tipo intero non sono compatibili. Quindi void è compatibile quando sta nella parte sinistra dell'assegnazione, quindi è compatibile con tutti gli altri, è più generico di, però non è compatibile quando invece sta nella parte destra. E quindi se poi avete una cosa void, non potete assegnarla a qualcosa che non è void. È un'altra cosa però. Quando scrivi int star star è un puntatore di puntatori ad interi. Puoi scrivere void star star, che è un puntatore di puntatore void, però non puoi fare cose miste, cioè, comunque non semplicemente. Ok, quindi void star può essere usato come tipo generico, però una volta che è generico non può essere più specializzato, ovviamente a meno che non fate un cast. Quindi come per i tipi primitivi, anche per i puntatori è possibile fare l'operazione di cast. E quindi se voi avete void star e volete mettere il contenuto asterisco pt all'interno della variabile i, è possibile fare questo se fate un'operazione esplicita di cast da puntatore void a puntatore ad intero. Ok? Quindi se prima, scriviamolo meglio, se voi avete questa situazione, void star pt che punta ad un intero, e fate un'operazione di cast, per esempio int star pt2 uguale a pt1 dopo il cast, allora avete in memoria questa situazione, quindi sia pt1 che pt2 puntano all'intero i, ma avete come differenza il fatto che pt è dichiarato di tipo void star, mentre pt2 è dichiarato di tipo int star. Pt2 è compatibile con gli interi, pt no. Quindi se scrivete int j uguale asterisco pt, questo vi dà errore, perché asterisco pd non è compatibile con gli interi. Se invece scrivete int j uguale asterisco pt2, questo va bene perché pt2 è di tipo puntatore ad intero. Ok? Quindi è possibile usare void star. Void star è compatibile in assegnazione con tutto, ma non è compatibile quando avete un tipo void star che volete assegnare ad un altro tipo. E per fare l'operazione di assegnazione dovete utilizzare la tecnica di cast esplicito per convertire un puntatore void star in un puntatore di un tipo. Ovviamente state attenti che se voi avete il puntatore void star pt che punta ad un intero e fate un cast a char star, allora il sistema ve lo fa fare questa operazione. Ok, char star pt2 uguale char star pt. Qual è l'effetto di questa operazione? Che pt2 punta alla locazione di memoria, però avendo fatto un cast adesso interpreterà i bit, in particolare interpreterà i primi 8 bit
come un carattere. Ok, mentre qui dentro voi ci avete una rappresentazione a 32 bit di un valore intero, questa operazione interpreterà PT2 come il carattere che corrisponde ai primi 8 bit dei 32 bit che rappresentano l'intero. Quindi se scrivete printf di asterisco PT2, stamperà il codice ASCII rappresentato dai primi 8 bit della rappresentazione intera del numero che c'è qui dentro. Ok? Quindi ve lo fa fare, però il risultato ovviamente potrebbe non essere quello che è desiderato. Quindi attenzione, il cast tra puntatori, il C vi fa fare tutto, ma quando fate un cast sbagliato, ovvero fate il cast tra un tipo diverso da quello che è contenuto nella zona di memoria, in realtà andate a fare un'interpretazione diversa della sequenza di valori binari 0 e 1. Quindi è tutto corretto, alla fine nella memoria ci stanno solamente valori 0 e 1, e qui voi gli state dicendo, guarda, interpreta questi valori come un carattere, e poi il computer, il calcolatore, si comporterà di conseguenza. Il risultato ovviamente dipenderà da quanto voi volevate effettivamente che questo fosse possibile. Bene, ci fermiamo qui per oggi e ci vediamo domani.